Perché poi quando di fronte a questi casi un giudice che interpreta la legge come gli pare, spesso e volentieri, decide che non c'è, diciamo, non è stato commesso alcun tipo di truffa, reato o atto illecito, poi si ricomincia da capo. La legge c'è, è chiara. Matteo Renzi adesso ci ha raccontato l'ennesima bugia, ci ha fatto l'ennesimo annuncio che adesso questi furbetti verranno licenziati in 48 ore. Io sarei felicissima se ciò accadesse. Ma non ci crede nessuno. Un peccato però che l'ho annunciato 14 giorni fa in Consiglio dei Ministri, ancora le pezze di carta, i decreti con cui ciò dovrebbe avvenire, non ci sono, non ce l'ha ancora consegnati, ma questo fa parte di Renzi, ecco perché poi dobbiamo commentare il suo volo di Stato, perché altro non possiamo commentare non avendo i pezzi di carta. Ciò nonostante, ben venga che queste persone vengano messe fuori dal comparto della pubblica amministrazione, se hanno sbagliato, anche perché ledono poi quelli che sono invece le brave persone che lavorano alla pubblica amministrazione, e ce ne sono.